Danza, yoga, karate, ginnastica dolce, pilates, attività di fitness. I parchi e le aree verdi cittadine si animano di attività sportive e ludico-motorie, grazie alle molte adesioni ricevute dalle manifestazioni di interesse pubblicate dal Comune di Pistoia, promossa per andare incontro alle esigenze degli amanti dello sport e delle diverse discipline sportive in un momento in cui il Covid ha messo limite all'attività in spazi chiusi. Tra le aree verdi richieste, il Villon Puccini, lo spazio di Viale Arcadia, Piazza della Resistenza, Monte Oliveto, Parco della Rana, le aree verdi di Bonè e di Candeglia e il giardino di San Giovanni. Qui ci alleniamo 4 volte su 5, cioè il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, il pomeriggio, per adesso un orario pomeridiano, diciamo dalle 3 fino verso le 6 e poi da giugno ci sposteremo, diciamo, un po' più tardi nella giornata. La nostra attività è l'attività danza hip hop, la nostra scuola si occupa ormai da 12 anni di danza hip hop e break dance, quindi 360 gradi proprio sulla anche cultura, e promuoviamo l'attività, la danza e appunto hip hop, e quindi facciamo sia corsi per bambini un po' più piccoli, un po' più grandi, e di break dance di vari livelli. E ci stiamo allenando in questo periodo di ripresa, diciamo, qui al Parco del Villon Puccini, grazie agli spazi assegnati dal Comune. Siamo per ora 2 volte la settimana, anche se poi le ultime notizie sembra che dicono che dal 24 quindi possiamo riaprire, vediamo un po'. È comunque un'attività sicuramente salutare per i ragazzi, quindi possiamo continuare anche per un altro po'. Fai lezione quante volte alla settimana? Allora, abbiamo detto di farla 2 volte la settimana, noi non siamo una palestra, siamo uno studio, quindi lavoriamo prevalentemente in personal. Si fa il martedì e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30. Si fa prevalentemente ginnastica classica, quindi tecniche D, una ginnastica formativa, una ginnastica medica, una ginnastica correttiva e anche una ginnastica di mantenimento. Facciamo corsi outdoor qui al Villone, c'è un palinsesto con corsi precisi di durata di 50 minuti e soprattutto attività olistica e corpo libero, walking, cioè camminata lungo il parco.